Ciao ragazze, allora, oggi siamo in una nuova location, sono in cucina, spero che si veda un po' meglio qui. E niente, oggi vi volevo parlare dei sample kit che vendono da alcuni store di make-up minerali americani. Ve ne cito due perché sono due quelli da cui ho acquistato e sono due quelli che conosco. E sono l'Ocean Mist e l'Everyday Minerals. Poi so che ce ne sono altri, ma al momento non me ne ricordo e... Non ve ne so neanche, non vi saprei neanche dire perché, ovviamente, io non ho comprato da lì. Cominciando dalla Ocean Mist, mi è capitato spesso di nominarla perché assolutamente a me i loro fondi non piacciono per niente, perché hanno un problema molto grosso per me, ovvero che hanno una consistenza orribile, gessosissimi, veramente polvere di gesso pura, allo stato puro. E questo era anche un po' quello che avevo notato nei fondi delle Elemental Cosmetics. Ma se mentre l'Elemental Cosmetics, una volta che viene messo nel viso, lascia una finitura buona, ovvero si fonde bene con l'incarnato, ce l'ho anche in questo momento, e mi sembra avere un aspetto polveroso, questi qua è un po' come darsi del gesso addosso. Cioè, praticamente si vedono delle crepette, va proprio dentro le rughette, l'evidenza, pessimo, non mi è piaciuto per niente. E questo kit comprende tre fondotinta minerali, un blush, una terra minerale, un correttore minerale, che Dio se ne scampi liberi, e una cipria minerale. E la cipria minerale è l'unica cosa che mi è piaciuta, infatti l'ho finita e non ce l'ho qua. Il correttore, io avevo preso il giallo, appena l'ho appoggiato qui, so, tac, mi erano già venute le rughe fino a qua, proprio troppo secco, e veramente rischiate di rovinare il contorno occhi, una cosa del genere. Poi non lo so, ovviamente se avete la pelle grassissima magari a voi può piacere, non lo so, a me sicuramente no. Per quanto riguarda poi il fondotinta, io li ho presi scuri, però tanto mi piacciono comunque. Questo è il buff che ho mescolato con un altro per rilassarmi, mi pare. E questo è lo champagne, che questo è già quello che posso più usare io, però non mi piace comunque. E le jar sono scomode, comunque sì, ma sono sempre il jar, cosa ci vogliamo aspettare? Sono scomode, niente, però insomma, a gratis va bene tutto. Non so se l'avevo già detto, pagate solo le spese di spedizione, che sono intorno ai $3,50, insomma una cosa così. Perdete poco, insomma, se non vi piacciono, se li volete provare. A me poi avevo mandato anche un ombretto, una bustina con un po' di ombretto, ed era carino. Però era proprio una bustina sporca d'ombretto, niente di più. L'Everyday Mineral invece... Vabbè, vi arriva con queste buste qua, dove potete vedere comunque la dicitura che è il barbatrucco per evitarsi la dogana, Plastic Jar Sample Colors e Commercial Sample, quindi proprio la dogana non vi può venire a dire niente. E le Everyday Mineral vi dà tre fondotinta minerali, un blush minerale o terra minerale e un correttore minerale. Allora, in questo caso, quando voi comprate il sample kit, è proprio un sample kit che voglio comprare poi anche i fondi minerali, perché i fondi minerali sono fantastici, hanno una consistenza veramente piacevole. Mentre l'altro vi dà fastidio, tutte queste polveri, che viene quasi prurito, perché una polvere molto secca fa prurito, questi qua, sentendoli in mano, facendo di squagliare un po' con il vapore del nostro corpo, insomma, perché comunque siamo un po' umidi di solito con questo caldo e col pastrello, diventa quasi una crema, sono quasi cremosi, ed è proprio una bella sensazione, quello che vorremmo ottenere dal nostro fondotinta, anche se minerale. E acquistare questo sample kit è un po' difficile. Almeno, io non so se sono un'intelligenza media o sotto un'intelligenza più bassa della media, comunque io ho fatto un po' di fatica. Quindi io ho fatto un video che vi posterò a parte, con la
fotocamera, vi faccio vedere, io sono al computer, faccio vedere tutti i passaggi per ordinare il sample kit e come praticamente finire un ordine, fare un ordine, finirlo e comprarlo. I fondotinta minerali hanno una vastissima scelta e sono divisi in categorie. In categoria di colore, innanzitutto, si dividono in fondotinta warm, golden, cool, beige, buff e olive. I beige e buff sono quei colori che hanno dei sottotoni bilanciati, ovvero se voi non sapete se avete un sottotono giallo, un sottotono rosato, sottotono rosato, voi o prendete il beige e il buff, sicuramente vi troverete abbastanza bene. Non sarà perfetto, ma sicuramente non si vedranno degli stacchi orribili, non vi troverete arancioni o non vi troverete gialle. Il warm è per le arancioni belle mediterranee, scure, belle strong. Il golden è per chi ha una finitura un po' dorata, sottotono un po' rosato. Il cool è per le classiche bionde nordiche con sottotono rosato. Invece il buff, ve l'ho detto, e lo live è per chi è un po' terrona e scura di pelle, proprio quella carnagione olivastra che è diversa dalla warm, una carnagione che tende molto, che ha dei gialli molto accesi. Poi questi fondotinta a loro volta si possono dividere in altre 4 categorie per quanto riguarda la finitura: original glow, che praticamente è una finitura lucente, quindi un fondotinta illuminante; semi matte, che non è proprio matte ma neanche illuminante, quindi una via di mezzo; il matte, che è proprio matte; e l'intensive, che è il fondotinta più coprente di tutti. Io li ho provati un po' tutti, insomma. Ho provato, allora, questo è l'original glow light della linea beige, no, golden. Quindi vediamo se c'è dei riflessi golden questo fondotinta, lo faccio vedere, che è quello che un po' mi è piaciuto di più. È un po' chiaro, per me, come al solito. Però comunque sì, devo sfumare bene, si fonde abbastanza bene. Ok, è scomparso, ci siamo. E si fonde bene perché io penso di avere più o meno i sottotoni dorati, più che olivastri. Forse quando mi abbronzo sono più olivastri. Tardi, finisce il tempo. Ok, light. Io ho preso light medium beige, i colori beige, e questo è in intensive, quindi quello più coprente. Infatti vedrete che questo si vede, anche questo mi piace molto, un colore che va bene, come vedete com'è più coprente, non so se riuscite a vedere la coprenza, però questo è più chiaro, però non eccessivamente. E questo, vabbè, dovrebbe avere toni bilanciati, ma tendono un po' più al rosa, mentre il buff tende più al giallo. Sottotoni bilanciati, ma più verso il giallo. Il buff, il beige, secondo me ha sempre sottotoni bilanciati, ma tendenti più al rosa. Poi ho preso il linen in questa finitura matte, questo è più chiaro di tutti per quanto mi riguarda. Ok, però vabbè, insomma. E questo dice un camaleonte, per chi non si identifica facilmente in una categoria, infatti, questo è il buff. Però linen, per me, guardatemi, per me è chiaro. Quindi siete come me, prendete quello un po' dopo, un po' più scuro. Ok, poi ho preso il blush, New Car Smell, odore di macchina nuova. Per me è molto bello, io lo trovo molto bello, molto, è chiaro e molto brillante, molto satinato, è un rosa pesca. Vorrei farvi vedere un po' meglio perché questo è tanto chiaro, niente. E il blush una volta si dividono in matte, sheen per lati, però sono già molto luminosi gli sheen. Quindi shimmer, questo è uno shimmer,
quello luminoso, gli shimmer e i lucent che sono gli illuminanti. Quindi in conclusione dico che secondo me, se dovete scegliere, prendete assolutamente il set della Everyday Minerals. Rimarrete contentissimi e ricontentissime, molto probabilmente riprenderete anche il full size. Io lo farò, per un po' di più di soldini prenderò anche il full size. Faccia mist, se volete provatela, ma io ve la sconsiglio. Semplicemente, a me non è piaciuta e comunque ho sentito che altre molte persone hanno riscontrato le mie stesse problematiche, ovvero che i fondotinta sono veramente di gesso puro. Quindi non so se qualcuno possa non piacere dei fondotinta di gesso, non credo. E niente, questo è quello che vi volevo dire sui Simple Kit e basta. Che altro c'ho da dire? Niente, un bacione, ciao a tutte.